Caso di pedofilia che ha visto protagonista un agrigentino è finito sulle pagine di tutti i giornali. E non era la prima volta che quell'uomo abusava di bambini, ma molto spesso i bambini e le bambine che subiscono abusi nell'infanzia non hanno la possibilità di ricevere un adeguato sostegno psicologico, sia perché non rivelano l'accaduto, sia perché si trovano spesso in una fase particolare della loro vita, in continua evoluzione, per cui a volte solo da grandi riescono a rendersi conto veramente di quello che è successo loro. A Palermo c'è un'associazione che si chiama Mobilitazione Sociale, diretta da un giovane, Marco Marchese. L'associazione è nata grazie ad un gruppo di giovani che hanno deciso di uscire dall'indifferenza, perché spesso le vittime della pedofilia si trovano da soli, non solo perché non vengono creduti dalla società, ma soprattutto perché non c'è nessuno che li sostiene nel portare avanti la giustizia. Per questo motivo, insieme a un gruppo di giovani universitari, nel 2004 ho fondato questa associazione che prende proprio il nome di Mobilitazione Sociale, perché la sua finalità è quella di mobilitare la gente attorno a un problema qual è quello della pedofilia, oggi sempre più diffuso, perché spesso la gente non riesce a uscire dall'indifferenza attorno a questa tematica. Ma purtroppo non esiste solo l'abuso fisico e sessuale, ne esiste un altro che è ancora più grave e che possiamo chiamare abuso spirituale. Questo, per chi lo commette, ha nella società una funzione ben precisa, quella di essere ministro della Chiesa. In questi anni diverse vittime di preti pedofili si sono rivolti alla nostra associazione perché per la prima volta in Italia hanno trovato il coraggio di parlare, di affrontare questo problema, vedendo altri giovani che avevano subito questi abusi che ne hanno parlato. Il problema della pedofilia nella Chiesa è un problema difficile da affrontare, perché parliamo di un'istituzione, difficile da raccontare, perché oltre all'abuso fisico, oltre all'abuso psicologico che accompagna questa violenza, vi è anche un abuso spirituale, perché ancora prima che nel corpo la vittima si sente ferita nell'anima, proprio perché dall'altra parte non vi era un semplice uomo, ma vi era un uomo di chiesa. Marco Marchese è un giovane siciliano che entra in seminario ad Agrigento. Trovandoci anni di abusi sessuali ad opera di un diacono poi diventato sacerdote. Un giorno di dicembre del 1994, quando Marco aveva 12 anni, Don Bruno lo fece accomodare nella sua stanza, abusando di lui. Un rapporto che continua fino a 16 anni di Marco. Don Bruno è nel frattempo diventato sacerdote e ha lasciato il seminario minore, vedendosi affidata una parrocchia. Marco si confronta con un assistente e scopre la gravità di quanto accaduto.
Il consiglio che riceve è quello di parlare della cosa al vicerettore e al rettore. E allora Marco ne parla prima con il parroco Don Giuseppe Veneziano e in seguito con il preside del seminario Don Gaetano Montana. Non accade nulla. Marco riesce a parlarne direttamente con il vescovo Monsignor Carmelo Ferraro, ma ancora niente. Noi come associazione, ma anch'io come singola persona, ho cercato tante volte il dialogo con le istituzioni ecclesiastiche, ecco, sia con il vescovo qui di Palermo quando ancora c'era il vecchio cardinale, ma anche con il Vaticano, per trovare insieme un modo di affrontare questo problema, soprattutto in considerazione delle tante vittime che in pochi anni si sono rivolte alla nostra associazione. Però dall'altra parte abbiamo avuto quasi sempre come risposta il silenzio, forse per paura, forse perché impreparati, però la Chiesa ha una responsabilità enorme in questo, non tanto nell'abuso, perché l'abuso è fatto da una singola persona, quanto nell'indifferenza, nel lasciare spesso soli le vittime anche dopo che hanno denunciato questa cosa alla magistratura. Ed allora il racconto di Marco arriva davanti alla magistratura. Si apre un'inchiesta, sono ascoltate tutte le parti in causa ed è accertato che Marco non fu il solo. Altri 6 ragazzi subirono violenze. Don Bruno patteggia una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione. Di fronte agli anni di abusi subiti, Marco chiede all'autore dei crimini, al seminario e alla curia di Agrigento, un risarcimento in sede civile di 65.000 euro. Dopo questa vicenda io non ho avuto più nessun tipo di contatto, tantomeno sono stato contattato, né dopo il patteggiamento né dopo la conclusione di questa vicenda, che so, soprattutto in posti piccoli, in una provincia piccola come Agrigento, ha portato tra virgolette molto scandalo, se ne è parlato per la prima volta. A me è dispiaciuto molto come sono stati affrontati, come è stata affrontata questa situazione, perché quando tanti anni fa ho fatto la mia prima denuncia non l'ho fatta alla magistratura, l'ho fatto alle autorità della Chiesa, all'interno della Chiesa, perché volevo evitare tutto questo. E mi dispiace, spero che con il nuovo vescovo che arriverà presto si possa instaurare un dialogo, non solo con me personalmente, ma soprattutto a nome delle tante vittime, per aiutarle a uscire dal silenzio e a riavvicinarsi alla Chiesa. La risposta della curia d'Agrigento è sbalorditiva. Controcitazione. La curia chiede a Marco, ex seminarista vittima di abusi sessuali, 200.000 euro per averne leso l'onorabilità, l'immagine, il prestigio. La richiesta è così paradossale che in seguito alle pressioni dell'opinione pubblica la curia rinuncia alla controquerela. Sì, all'epoca per non so quale motivo mi hanno controcitato, poi è stata ritirata la denuncia e si è arrivato a un accordo pacifico tra le parti. Fortunatamente in questo caso la vicenda si è conclusa bene. Il problema della pedofilia e della violenza, non solo fisica ma anche spirituale, è un problema serio che per certi versi è stato affrontato in maniera settoriale. Quello che risalta alla mente, quello che ci fa ricordare, è il caso di Marco Marchese, un caso che è avvenuto proprio in provincia di Agrigento, in un seminario della provincia di Agrigento. In quell'occasione la situazione fu addirittura paradossale, nel senso che la vittima, che era proprio questo ragazzo di 12 anni che aveva subito delle violenze sessuali in seminario, presentò una denuncia contro il seminarista e contro la curia di Agrigento.
E il paradosso sta nel fatto che lo stesso ragazzo, lo stesso Marco Marchese, fu querelato dalla Curia perché, secondo la Curia Agrigentina, aveva leso l'onorabilità e il nome della Chiesa di Agrigento. Insomma, secondo la Curia, la vittima doveva in qualche modo pagare per questa offesa che era stata fatta, per aver detto a tutti, portato alla ribalta, alla luce, il fatto che era successo. La cosa più sensazionale è il fatto che l'autore di questi abusi sessuali, che poi non riguardavano solo Marco Marchese, ma si seppe che riguardavano ben 7 ragazzi che stavano dentro il seminario, era stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione. Quindi qualcuno si sarebbe aspettato che la Curia Agrigentina avesse preso questo parroco e l'avesse messo da parte, invece non gli affidarono addirittura una parrocchia. Il problema di questa violenza spirituale è un problema che va al di là dell'aspetto fisico, perché oltre alla violenza fisica c'è anche la violenza spirituale fatta da uno che dovrebbe essere ministro della Chiesa e che queste cose dovrebbe in qualche modo tenersene lontane. Invece è successo tutto all'interno di un seminario della Curia Agrigentina. Adesso Marco Marchese ha un'associazione, si chiama Mobilitazione Sociale, lotta contro questi abusi, in lotta contro la pedofilia e a favore naturalmente di tutti quei bambini che hanno subito violenza. E parlare di questo caso è non un atto d'accusa contro tutti i preti, ma è un atto d'accusa contro la pedofilia. Se poi a fare il pedofilo è un prete, secondo me questo è un aggravante in più. Nel marzo del 2007 è stato firmato un accordo contenente il riconoscimento di ogni responsabilità da parte del sacerdote già condannato, il quale si è impegnato a corrispondere a Marchese un risarcimento superiore ai 100.000 euro per i danni morali subiti. Rimane una constatazione, la mancanza di dialogo con la Chiesa Agrigentina. I soldi del risarcimento sono stati destinati da Marco Marchese all'Associazione per la Mobilitazione Sociale, fondata nel 2004 da lui e da altri giovani di Palermo per combattere il disagio giovanile e promuovere campagne di sensibilizzazione sulle violenze a danno di minori. L'associazione vuole anzitutto sensibilizzare le persone attorno a questo problema, perché è più facile guardare da un'altra parte piuttosto che guardare negli occhi a un bambino o a una vittima che ha subito un abuso. Non vogliamo aggiungere la nostra indifferenza alla sofferenza delle persone che hanno subito un abuso ed è per questo motivo che l'associazione è nata, è per questo motivo che l'associazione ha uno sportello di ascolto a cui le vittime si possono rivolgere per ricevere aiuto e sostegno, e soprattutto nel denunciare un pedofilo che va fermato, va curato, va aiutato e che se non fermato può fare male ad altri bambini.